Però raccoglie solo un pareggio, solo sfortuna, c'è qualcosa da rivedere? No, da rivedere c'è poco, dobbiamo essere più concreti, da Anderson a chi ha giocato oggi davanti, tutta la Roma deve essere leggermente più concreta, perché quest'oggi potevamo fare più di un gol, che è quello che siamo solo riusciti a fare. Ci si è messa anche un po' la sfortuna, ma quelle sono cose a cui credo poco, quindi dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più, ma non è tutto da buttare oggi. Eravate partiti bene, poi dopo l'uscita di Nainggolan c'è stato un po' un calo. Che cosa è successo? Vi ha un po' accolti di sorpresa? Ma non credo ci sia stato questo calo che dicevo. Abbiamo subito un tiro, un gol, abbiamo creato tante occasioni per tutta la partita. Anche nel primo tempo abbiamo avuto, credo, 3 occasioni, se non vado errato, e nel secondo tempo abbiamo continuato a macinare il gioco, a fare insomma quello che la Roma sa fare meglio. Abbiamo costruito tanto, ma siamo riusciti solo a pareggiare la partita. Questa è l'unica cosa che non siamo riusciti a fare oggi, che però è la cosa più importante. E a proposito di Nainggolan, ci ha parlato, come l'ha visto dopo l'infortunio? Ma Raja è un po' strano, nel senso, ha giocato tante volte stirato, per lui non esiste l'infortunio, quindi vediamo un attimo quello che ha veramente, e poi deciderà lui cosa fare. Come arrivate a livello fisico e mentale a Barcellona? Arriviamo sicuramente carichi per una grande partita, per la Champions League. Ovviamente servirà molto, molto della Roma migliore, ma non sarà sicuramente una partita tra virgolette da preparare mentalmente, perché è una partita che si prepara da sola. Prima, che ricordo tiene da quel gol che ne marcassi a Ter Stegen al Barcellona? Ma oltre al ricordo mi tengo il pareggio. La cosa importante non è il singolo, ma il gruppo, quindi dobbiamo cercare di affrontare la gara contro il Barcellona nel migliore dei modi e cercare, qualora sia possibile, di portare a casa un buon risultato. Grazie. Grazie.